Mulligan, appena arrivati in Argentina dall'Inghilterra, dove già si avvertono tristi presagi di guerra, è accolta alla stazione da Ernesto, fratello della ricca e cattolica signora Mecha e cognato del di lei marito signor Alfredo. Da loro deve andare per essere l'istitutrice delle due figlie Carolina e Terry. Gli inizi del suo lavoro non sono facili, poiché le ragazze hanno un carattere bizzarro e dispettoso, soprattutto Carolina. Anche i rapporti con il loro fratello maggiore Johnny, quasi diciottenne, sono complicati, in quanto il ragazzo nutre immediatamente per Mary una irrefrenabile attrazione. Dunque, Miss Mary è un film dalle grandi pretese, dove la regista Maria Luisa Bamberg intendeva fare una critica alla mentalità ristretta e all'educazione bigotta di una famiglia argentina benestante alla vigilia degli anni 40, all'indifferenza degli adulti verso i ragazzi e verso le trasformazioni politiche e sociali dell'epoca. Tutto però è delineato in modo troppo superficiale e nebuloso. Buoni l'ambientazione e i costumi, invece fastidiosi e spesso dispersivi i continui flashback. Nel cast troviamo Julie Christie, Louisiana Brando, Gerard Romano. Il genere è drammatico. 1986, durata 97 minuti. Signori, alla prossima recensione, alla prossima puntata. Grazie, grazie anche per l'affetto con cui ci seguite. I numeri che adesso pubblichiamo sono davvero impressionanti. Grazie.